Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ringrazio tutti gli iscritti perché stiamo arrivando quasi a 11.000 già, con pochi giorni eravamo a 10.000 e già siamo ad 11.000. Vorrei rinnovare un pochino il canale, adesso se mi ci metto di buona volontà, vediamo. Sapete che ho i miei limiti e faccio tutto da sola, ad esempio il titolo, la copertina. Io avevo iniziato questo canale con la natura, quindi avevo scritto natura, cucina e non solo, invece no, poi mi sono buttata alla grande sul pane, sui lievitati con la mia pasta madre. Quindi devo sicuramente cambiare almeno il titolo. Bene, ora seguitemi in questo nuovo video. Ciao, per fare questo pane ho utilizzato un polish fatto però con la pasta madre. Questo è l'impasto. Ho saltato tutti i passaggi perché è un impasto semplice, senza autolisi, senza niente. Ho messo tutto insieme e ho fatto girare in planetaria. E poi l'ho lasciato a temperatura ambiente, a lievitare. Eccolo qua. Questo è l'impasto già lievitato, vedete, ed è pronto. Ora vado a fare il primo giro di pieghe sul piano di lavoro. Ho messo pochissima farina e faccio le solite pieghe a tre. Questa è una farina integrale del molino Rieper dell'Alto Adige, della Valpusteria. L'ho usata altre volte, è molto buona anche se non è macinata a pietra. Comunque è tutta, sono cereali del posto, italiani, quindi dà comunque degli ottimi risultati. Ci ho messo insieme anche 100 grammi di farina tipo 1 del molino cipolla. Sto cercando di utilizzare tutte le farine, così poi le rinnovo, ne compro di nuove. Bene, tra un giro e l'altro di pieghe faccio passare la solita mezz'ora e poi vado a formare, quindi ho fatto due giri, se serve anche tre, e vado a formare i filoncini. Quindi divido l'impasto. Lo divido in due, voi se volete fatene uno, viene un bel filone grande. Divido in due in questo modo, grammo più, grammo meno, senza star lì a pesare. Allargo il primo impasto e vado e arrotolo per formare il filone. Scusatemi la voce. Sta facendo un tempo bruttissimo, un novembre veramente brutto, tanta acqua, mi sembra in tutta Italia quasi. Io sto in provincia di Roma, ieri ha fatto una tempesta tremenda, anche oggi è brutto, brutto tempo. È molto umido, quando è umido però il pane lievita bene, però preferisco il freddo a questa umidità. Ok, il primo filone è fatto, ci sto mettendo la farina integrale sotto, non la farina 0-1, quella integrale, così si attacca anche un pochino. Procedo per il secondo. Ho accelerato un pochino, ho aumentato la velocità. Per accorciare un pochino il video. Ok. Sto anche lavorando su un video per un panettone, poi farò anche un pandoro, però ecco, un pochino di pazienza, perché per fare questi video non è semplice, ci vuole tanto lavoro.
Però piano piano arriva anche quello. Comunque sul canale già trovate quelli dello scorso anno, di 2 anni fa, di Panettoni, se volete iniziare a fare qualcosa. Bene, i miei filoncini sono pronti. Ci metto un po' di germe di grano, così lo volevo mettere dentro, ma sinceramente mi sono proprio dimenticata. Lo metto così, così si attacca in lievitazione, si attacca bene. E poi preparo i cestini, no, perché due uguali non ce l'ho. Preparo un recipiente, un suolo dove ho messo un telo con un po' di semola e dividerò i filoncini con il telo. Sono piccolini, quindi ci vanno bene. Li metto girati così poi li ribalto. Sì, li giro dalla parte, adesso giro anche l'altro. E poi li copro con un altro telo ancora. E poi per metterli in frigo. Ci metto un altro canevaccio, così l'umidità va sul canevaccio, sul telo. E poi chiudo con una busta di nylon, di plastica, diciamo, una busta trasparente di plastica. Appoggio in frigo fino a domani. Eccoci qua, li ho tirati fuori già da un'oretta dal frigo. E ora aspetto che il forno arrivi a temperatura e nel frattempo me li preparo. Li capovolgo su una carta forno, sulla carta forno che poi dopo faccio scivolare sulla teglia che è più grande, quella che ho nel forno, che sta scaldando. Forno come al solito a temperatura a 250 al massimo, 40-250, e poi in discesa. Il tempo pressappoco 50 minuti, quindi dopo 20 minuti abbassiamo a 220, poi ancora a 200. Ho messo il pentolino con l'acqua per creare vapore e volendo si può anche spruzzare dopo. Ecco qua, li ho capovolti come avete visto. Ora li allargo un pochino e poi ci faccio un taglio, metto ancora un po' di semola sopra, faccio dei tagli. Il tempo di cottura che mi chiedete sempre ogni volta, pressappoco è sempre lo stesso, però varia perché i vostri forni non sono uguali al mio e varia anche dalle pezzature. Se la pezzatura è piccolina ci vorrà di meno, questi per esempio ad esempio sono piccolini, non è che ci vuole un'ora per cuocere, quindi diciamo che varia dai 50 minuti ai 55, un'ora, sono tante le varianti. Ok, eccoli qua, si stanno già alzando ed eccoli dopo la cottura. Li ho fatti cuocere bene, come vedete, poi l'integrale viene abbastanza scuretto. A noi piace così, però piace ben cotto. Li metto in piedi così do modo al vapore di uscire e poi li lascio raffreddare. Sono leggerissimi, si sente subito che sono leggeri e sicuramente sono venuti bene. Sentiamo. Sentito che bel canto? Beh, bello, è venuto molto bene, sono soddisfatta. Io vi ringrazio della visione. Come al solito, condividete i miei video e lasciate un like. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao!